Grazie dottoressa. Adesso forse dovremmo cercare di essere un po' più brevi, perché sennò i due, mi ha chiesto il professor Rizzuto, che vuole concludere insieme all'altro amico fraterno Tonino Cuglieri, io ho dimenticato di ringraziare, perché sembra che i meriti siano tutti miei, non è vero, l'amministrazione tutta, c'è il presidente della commissione cultura Giulio Romagnini, c'è il responsabile del settore, la dottoressa Anna Sposato, che hanno partecipato insieme a me in pari, con lo stesso impegno. Adesso dovrebbe esserci Enzo Bonifiglio, se vuole intervenire, doveva parlare pure Angelo Sposato, che è un giovane poeta cresese di Duglia, che purtroppo non è potuto intervenire, si scusa. Poi naturalmente, se c'è qualcuno che vuole dire qualcos'altro, sembra che c'era prima il sindaco Foschignano, no, se qualcun altro vuole dire qualcosa può farlo, perché non abbiamo una scaletta e siamo fuori dalle convenzioni. Allora, questo mio breve saluto come amico e membro del Comitato Arena lo vorrei iniziare con un avverbio: finalmente. A conclusione di un impegno da parte di tutti, oggi possiamo concretamente dire finalmente ci siamo. Brevemente, una rievocazione a partire dal 1996, data della nascita del primo premio convegno intitolato a Giuseppe Arena. Un ringraziamento a tutte le amministrazioni di Acri che si sono succedute in questi anni, senza tralasciare nessuna, che ci hanno permesso di continuare e di mantenere sempre vivo il ricordo dell'amico e dell'uomo Arena. Un ricordo particolare fra i vari amministratori, è doveroso rivolgerlo all'ex assessore alla cultura nell'anno 2001, alla persona di Giuseppe Tempesta, ora non più tra noi. Ma il ringraziamento più vicino e più diretto noi oggi lo rivolgiamo all'attuale amministrazione e in modo particolare all'attuale assessore alla cultura, dottor Ferraro, che in modo tempestivo è riuscito a realizzare questo progetto. Questa piazza che oggi noi intitoliamo, lasciatemelo dire, fa onore alla memoria di Giuseppe Arena. Quel marmo con la scritta che reca il suo valore possa, soprattutto per i più giovani, essere ricordevole di un uomo giusto e saggio. Ma non posso anche, se brevemente, ricordare questo amico col quale abbiamo percorso insieme un tratto di vita durato più di 20 anni. La sua profonda e robusta personalità ebbe un'influenza notevole in quanti lo conobbero. Come ho avuto modo di dire in altri precedenti incontri, il nostro rapporto si consolidava da una forte amicizia, nel rispetto di una militanza civile, culturale e politica. Trascorrevamo le nostre giornate nella Napoli degli anni 70-80 con estenuanti passeggiate. Davanti ai suoi occhi scorrevano contemporaneamente due metropoli: la città sogno nella quale era stato indotto a credere e quella vera, così diversa dall'altra, persino negli odori e nei colori. Peppe ne annusava l'aria, a volte con insolenza. Napoli era un trionfo di miasmi in quel periodo. Erano gli anni del dopo terremoto. E ricordo un episodio che mi lasciò molto meravigliato. In uno dei nostri abituali incontri, lui sempre con il suo lessico, una sorta di scrigno nel quale custodiva tutte le parole che intonavano la sua poesia politico-esistenziale, improvvisamente si bloccò, si allontanò da me e vidi posare il naso
su un muro screpolato di un antico palazzo per sentire l'odore marcio del tempo. Mi confessò dopo che queste sue manifestazioni erano il frutto e il ricordo della sua fanciullezza. Era un uomo infiammato da mille passioni. La sua accattivante ironia, la sua grande umanità e le forti emozioni che riusciva a trasmettere con quella particolare voce dal timbro così raro da renderlo inconfondibile. Indossava giacche con tasche sempre gonfie di fogli ripiegate 2-4 volte, ma senza ordine, quasi appallottati, oppure ritagli di giornali. I foglietti, tormentati e ricoperti da una scrittura fitta, contenevano racconti, pensieri, versi che lui leggeva volentieri all'amico, agli amici, ma non tanto per sollecitarne il consenso, quanto per appiccare un fuoco, parole sue. Voleva discutere di tutto, con tutti, ma soprattutto di storia, storia sociale, storia politica, e di Napoli, la città dove non era nato e in cui non aveva ascendenti, ma che gli era entrata nel sangue come una di quelle malattie che ti prendono e non ti lasciano più. Nei nostri ultimi incontri, devo dire, affrontavamo in maniera meno ideologica che nel passato alcuni problemi. Speranza e utopia negli ultimi tempi alimentavano la sua vita. Quasi sessantenne, ripercorreva in fotogrammi l'inganno del tempo che gli era stato sottratto per attendere le risposte altrui. In mezzo l'amicizia, il rapporto con gli studi, la poesia, i viaggi, le scelte che segnavano una vita. Sullo sfondo, la lunga stagione politica che segnava la parabola del comunismo, la rabbia e i tradimenti. In altri termini, deluso dall'ideologia del potere, avevo trovato nella sua profonda spiritualità l'uomo del sud, la forza per emergere dalla vita. La grande lezione fra le tante che si potrebbero esaminare con più calma fu il coraggio di una generazione di quegli anni di cui Peppe faceva parte e che volle imparare a partecipare alla vita politica anche contro. Ciò ha comportato i costi personali enormi. Un altro carattere fondamentale del modello di Giuseppe era la modestia, non l'esaltazione più o meno eroica di se stessi, bensì la generosità, la curiosità, l'assiduità, il senso del gruppo, il coinvolgimento delle persone, la capacità di utilizzare tutti per ciò che possono dare. La sua ansia, la sua ricerca di verità non hanno mai cancellato in lui il senso nobile dell'impegno politico. Giuseppe, con i suoi molteplici interessi che spaziavano dalla storia alla poesia, dal diritto alla politica, offriva lo specchio più nitido dell'intellettuale meridionale, che riteneva la cultura l'arma di riscatto per le masse, strumento indispensabile per analizzare la complessità del divenire storico del Mezzogiorno. Ora possiamo dire che il nome di Giuseppe Arena si è aggiunto alla lista degli acresi che sono entrati nella storia di questo paese. La domanda che noi ci poniamo oggi è questa: questi personaggi, quale eredità lasciano alla loro città, soprattutto ai giovani? L'intestazione di una piazza ha un significato affinché non rimanga solo il nome e cognome in un luogo urbano, ma perché sia esempio di speranza, di coraggio, di passione per la vita, si devono guardare i luoghi dell'anima che hanno esplorato e cercato di trasmettere con le loro opere. Concludo nel rinnovare il ringraziamento e lasciatemi dire che 20 anni
Sono molti per aspettare, pochi per cambiare, troppo pochi per non dimenticare. Grazie. Grazie professore.